Siamo avanti, Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, oggi stiamo proseguendo la lettura dello splendido discorso della montagna. Domenica scorsa, le beatitudini, oggi il sale della terra e la luce del mondo. Come già dicevo ieri sera, queste due importanti immagini che Gesù usa sono riprese la prima nella seconda lettura, perché è nella seconda lettura che si comprende bene cosa significa essere sale della terra, come ho cercato di meditare ieri sera, mentre essere luce del mondo in parte è Gesù stesso che spiega cosa significa. Abbiamo sentito nella parte finale del Vangelo: risplenda la vostra luce davanti agli uomini, in che senso? Perché vedano le vostre opere buone. Quindi se noi siamo luce, vuol dire se abbiamo una vita cristiana autentica, non è possibile che non compiamo delle opere buone, cioè compiute secondo Dio. Bene, Don Leonardo, quali? Non sempre Don Leonardo, c'è la prima lettura che ci instrada e ce ne descrive qualcuna. Guardiamo insieme. Profeta Isaia, così dice il Signore, guardate, spezza il tuo pane con l'affamato, introduci in casa i miseri senza tetto e vesti chi è nudo. Che vi ricordano queste tre cose? Vi ricordate il catechismo? Queste sono tre delle sette opere di misericordia corporale. Vi ricordate il catechismo? Opere di misericordia corporale e opere di misericordia spirituale. Ecco, oggi facciamo un bel ripasso. Voi sapete che Papa Francesco ha istituito, fino da poco, il Giubileo della Misericordia, giusto? L'avete fatto il Giubileo della Misericordia, siete andati in giro per la Porta Santa, no? Attenzione, io sono un amico delle indulgenze, quindi mi sentirete parlare molto spesso delle indulgenze, quindi è importante prendere le indulgenze, il Giubileo, eccetera, eccetera. Però perché il Papa ha istituito questo anno? Non siete mai chiesto? Ricordate che cosa vi ho detto quando è finito il Giubileo della Misericordia, che anche la nostra diocesi ha fatto un'opera segno? Perché tutti noi in quest'anno potessimo riflettere su questa realtà. Le opere di misericordia sono importantissime, sono il distintivo di noi figli di Dio. Ricordate il Vangelo di domenica scorsa, una delle otto beatitudini, qual è? Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Attenzione, cosa vuol dire? Infelici quelli che non sono misericordiosi, giusto? Perché non troveranno misericordia. Dico bene o dico giusto? Cioè, se Gesù dice beati quelli che la fanno perché la troveranno, ma diciamo la stessa cosa nel Padre Nostro o mi sbaglio? Che diciamo nel Padre Nostro? Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Che significa? Che se tu non perdoni e te la leghi al dito, cosa fa il nostro Signore con te? Ditemelo voi. Sale al dito con lui. C'è poco da fare. Allora, il Giubileo della Misericordia è finito, ma le opere di misericordia no, devono continuare. Non solo continuare, dovremmo andare avanti più e meglio di prima. Quindi oggi, grazie al Vangelo, facciamo un piccolo ripasso. Allora, quali sono le altre quattro di misericordia corporale? Abbiamo visto dar da mangiare agli affamati, ospitare i forestieri, introduci in casa i miseri senza tetto e vesti gli ignudi, vestire gli ignudi, ma ci sono c'è anche dar da bere agli assetati, visitare gli infermi, i malati, visitare i carcerati e seppellire i morti. Catechismo della Chiesa Cattolica. Allora, queste opere sono importanti, figlioli miei, chiedono la nostra sollecitudine. La misericordia vuol dire avere compassione, compassione in senso greco, compassione in greco vuol dire dal verbo pasco, pasco, pasco significa soffrire, cioè io soffro con te, mi faccio carico di una tua situazione di sofferenza come se fosse mia e cerco di darti la mano. C'hai fame? Te lo do a mangiare. Stai nudo? Ti do da bere. D'accordo. Stai in ospedale? Ecco, guardate, io per esempio sono molto devoto personalmente, perché ho avuto un'esperienza che mi ha segnato, che l'ho raccontata il primo giorno, sono venuto di qui, del mio amico che è stato male e che è morto di dolore, di andare a visitare le persone che stanno malate. Io mi ricordo molte volte quando andavo all'ospedale, anche a trovare Francesco, vedevo magari una pena proprio andata a morire, persone anziane completamente buttate dentro un letto d'ospedale senza che nessuno gli va a dire una cosa, capite? E quando qualche volta sono entrato in ospedale che ero prete,
magari passava qualcuno, mi guardava, mi sono fermato a dirgli: ma come sta? Cioè, solo perché gli ho detto Pigliacaro come stai, ho dato una benedizione, che te posso fare? Mi si è aperto il paradiso. Cioè, immaginavo che ci fossimo noi, no? Cioè, ma uno sta male, soffre, cioè, ma anche solo un sorriso, anche solo una telefonata, come stai? Io mi ricordo mia mamma, poco prima di morire, a suo tempo, sapete che faceva il giorno prima di morire? Sembrava quasi che lo sentisse, avviava il telefono, stava tutto il giorno attaccato al telefono, telefonava a tutti quanti e diceva: ti voglio bene a tutti quanti. Bellissimo, commovente. Allora, dobbiamo muoverci a compassione verso le miserie del giorno, non possiamo rimanere insensibili, capite? Permettetemi anche di dire un'altra piccola cosetta, mi raccomando, nessuno si senta offeso, però bisogna fare attenzione a queste cose, no? Ecco, noi non dobbiamo sprecare il cibo, figli miei, per nessun motivo. Il cibo non si spreca. Voi sapete cosa mi è successo un paio di anni fa con i ragazzi che avevo a Corpo San Michele, che speriamo presto arrivino anche qui, stiamo sulla buona strada, adesso abbiamo aperto un po' di operatori. Una volta al mese li portavo a Roma a fare qualche visita guidata in posti significativi. Un giorno andavo in un museo, c'era una mostra sul problema della fame nel mondo, curata dalla FAO, quindi organismo assolutamente laico. Guardate che c'ho la fotografia nell'iPad, eh? Se non ne credete, venite in ufficio e ve lo faccio vedere. Sapete che cosa c'era scritto lì? Voi sapete quanta gente muore di fame ogni anno? Dobbiamo saperlo, anche perché se ci avanza qualche soldo, dobbiamo dare una beneficenza migliore, mica, adottiamo qualche bambino, facciamo del bene, capite? Perché i soldi sono lo sterco di Satana e vanno riscattati facendoci le opere buone. Sapete quanta gente muore di fame? Abbiamo 800 milioni di persone. Cioè, se io dico, perdonate, ma non devo andare sotto la domenica, eh? Uno, due e tre, è morto un bambino. Uno ogni 3 secondi. Voi sapete che hanno fatto una stima con il cibo che noi buttiamo, noi industrializzati occidentali, sapete, verrebbero sfamati con i nostri avanzi 3 miliardi e 200 milioni di persone, cioè 4 volte tanto la gente che muore di fame. Vi rendete conto? Se uno prende il pane e lo butta al secchio, perdonatemi, si deve confessare, capito? Io quando abbiamo fatto la bellissima sagra della polenta ho molto sofferto, dico, detto fra me e voi, è stata una giornata stupenda, ma ho visto in giro un piatto, resti di piatti, pezzi di pane grossi, non si fanno queste cose, per i miei, lo dico per bene vostro. Le nostre nonne l'hanno raccontato che succedeva quando pescavano a terra una briciola di pane, sapete che facevano? A me l'ha raccontato mio cognato, si mettevano in ginocchio, prendevano la briciola di pane, la baciavano e se la mangiavano, non perché erano tirchi o spilorci, ma perché capivano che quella era grazia di Dio. C'è gente che muore di fame, io il pane non lo butto, lo riciclo, lo rifaccio, cioè, ma se è fatto tutto, te lo metti dentro al forno, fai la mozzarella in carrozza, ma c'è rimane dentro, lo metti, te metti qualcosa, non lo butti. Perché? Perché sei ricco? No, perché con i soldi che risparmi, con tutto quello che ti mangi anziché buttarlo, fai un po' di beneficenza. Perdonate, non lo vedete mai, però ogni tanto bisogna... I vestiti, figli miei, voi siete tutte quante brave e sante donne, d'accordo? Ma ci stanno alcune attrici in giro per i giornali che hanno 10.000 vestiti. Oppure alcune donne, ci scherzo ogni tanto, c'è un segreto misterioso che non si sa quante paia di scarpe c'hanno, che per buttare dentro. Cioè, ragazzi, non è peccato, capite? Uno non è che canta, cioè, si deve vestire tranquillo, non è che può stare con il padella, ma qua 50 paia di scarpe, che ci fai? Che ci fanno 50 paia di scarpe? Ma come devi? Cioè, la mattina devi stancare, oggi che poi le scarpe le metto. Ne bastano di meno. Allora, alla Latina ci sta un bel centro d'accoglienza, un centro di raccolta, scusate, vicino all'Immacolata, per chi è nudo, se c'è delle cose dentro l'armadio non te le metti mai, e portarle la testa che ti stanno a fare, la piala buffa, e tornare. Perdonate se queste cose qui, però, ecco, abbiamo ancora un pochino di tempo, perché quelle di misericordia spirituale sono ancora più importanti. Quali sono le 7 opere di misericordia spirituale? E quando io c'ero qualche ragazzotto di catechismo che lo facevo, io qua, queste prima che se ne imparavano, perché quelle di misericordia corporale, qualcuno diceva quelle di misericordia spirituale, ma sono molto importanti. Allora, numero 1, consolare gli afflitti. Consolare gli afflitti. Come si consola un afflitto? Sapete come si consola un afflitto molte volte? Standogli vicino, dandogli un abbraccio, facendolo che gli presti la spalla per piangere.
mail qualche giorno fa, è successa una tragedia, si è suicidata una persona, che devo dire? Che, ma che poi dico innanzi a niente, va, abbracciano e fanno piano, finito. Questo si chiede consolare agli afflitti, ma è importante, perché quando noi stiamo tristi, afflitti, quando desideriamo che qualcuno ci ascolti uno sfogo, o anche semplicemente che ci dia un abbraccio, in caso di qualche che ci sta vicino, e che ci sta vicino, è importante o non è importante? Le vorremmo ricevere noi queste cose? Bene, facciamo. Consigliare i dubbiosi, la seconda opera di misericordia spirituale. C'è una persona che sta in crisi, tipo, dando buoni consigli, ma è che viene un'amica tua di ho litigato con mio marito e divorzia, questo è un cattivo consiglio. Ha litigato con tuo marito e dice, ma no, cerca di perdonarlo, porta pazienza, questo è un buon consiglio. Ascolti, noi siamo figli di Dio e consigliamo per il bene. Ah, c'è quello che mi ha fatto un torto, fagli caso, ah, cattivo consiglio, ti ha fatto un torto e lascialo perdere, d'accordo, cerca di trovare accordo, cerca di pace. Ricordate l'altra beatitudine, beati gli operatori di pace, quelli sono i figli di Dio, noi non portiamo guerre e disordini, contese, critiche, chiacchiere, giudizi, non è roba per figli di Dio, non è roba per noi. Poi, terza cosa, vediamo chi è bravo, perdonare le offese, ragazzi, perdonare. Padre, ma come me l'ha fatta grossa? E l'ho avuto. Gesù ha detto di perdonare sempre, guardate, perdonare sempre, tutto, ah, me l'ha fatto troppo grossa, non fa niente. E tutti, ah no, da quello lo accetto, ma da mio fratello non lo si accetta, padre, no. Sì, perdono tutto fratello, anzi, tuo fratello lo devo dormire degli altri perché è sangue del sangue tuo. Vedete che belle che sono le misericordie, guardate che si capa bene, poi. Insegnare agli ignoranti non è insegnare agli ignoranti, insegnare agli ignoranti vuol dire che quando una persona vedi non, con calma ti ci metti vicino e te la fai capire una cosa, cioè magari non vediamo una persona che sbaglia subito a dire ah guarda quello che ha fatto, magari sbaglia inconsapevolmente, magari non si rende manco conto che sta facendo, con calma, con grazia e con amore ti ci metti vicino e se ci riesci te lo fai capire, dici guarda forse questa cosa non va tanto bene per questo, questo, questo e quest'altro. A questi ammonire i peccatori. Ammonire i peccatori non è l'ammonizione dell'arbitro, la prossima che fai l'ammazzo, oppure che te lo magni. Ah, che hai fatto? Ma disgraziato, vai all'inferno. Ammonire i peccatori vuol dire che se tu vedi una persona che sbaglia, perché il peccatore è persona che va compatita, perché quando una persona pecca non fa male soltanto agli altri, ma la prima persona fa male a se stesso. E forse molte volte nemmeno se ne rende conto. Ah, se tu ti vuoi bene, vuoi il suo bene, farai modo di metterti vicino, trovare il momento opportuno, le circostanze opportune, di riempirti di amore e di dolcezza. Guardate che essere rimproverati è una mortificazione, per cui tu non puoi prendere una persona, anche se c'è ragione, e dire imbecille, ma che hai fatto? È brutto, eh? Questo non è una correzione, questa è una mortificazione, questo è un insulto, non si fa. Con grazia, con calma, con momento opportuno, se le circostanze non è, quando non sta arrabbiato, quando vedi che ti può sentire, provi a fargli capire una cosa. E quando non lo capisce, sopportare con pazienza le persone moleste. Ma non lo capisce, e ci ho provato, ma continua a far così, ha atteggiamenti distruttivi, è insopportabile, insopportabile. San Paolo dice, guarda che Gesù Cristo ti sopporta a te. Quindi fai la fatica di sopportare il prossimo, portate i pesi gli uni degli altri, così adempirete la legge di Cristo. Sopportare pazientemente le persone moleste, questa è difficile, però bisogna farlo. L'ultima, pregare Dio per i vivi e per i defunti. Noi dobbiamo pregare gli uni per gli altri. Allora, una persona è insopportabile, non la sopporto, non riesco a correggere gli errori che fa, combina guai su guai, che devo fare? Pregare per la sua conversione. Prega, Madonna, sfiata dovunque appare, che cosa dice sempre la Madonna? Pregate. C'è un matrimonio distrutto, c'è quella situazione disperata, non ci si può fare niente umanamente parlando, ma una cosa prova sempre. Pregate. Rosario, centenario di Fatima. Quest'estate se Dio vuole organizzare un paio di pellegrinaggi a Fatima. Sapete a Fatima che ha detto la Madonna? Che col rosario si risolvono le guerre, i cataclismi, le catastrofi, il terremoto. Rosario, che se più rosario le terremoti non vengono più, crediamoci queste cose qua, non sono favole, non sono leggende, non sono bugie.
per i vivi e poi per i defunti. Io ho un funerale che c'è, però chi c'è partecipa è testimone. Abbiate compassione e misericordia per le anime dei defunti, che non servì a nessuno. Far dire una messa con un defunto quando saremo morti, perché tanto saremo morti tutti quanti qua dentro, da 70 anni ci sta, facciamo 100 così nessuno fa gesti apotropaici, da 100 anni qua dentro ci sta nessuno, vi ricorderete le parole di Leonardo stare in purgatorio? Ricordate che se avete avuto adesso misericordia, che dice Gesù, beati misericordiosi perché troveranno misericordia. Vuoi che qualcuno quando sei morto si ricordi di te e te faccia celebrare qualche messa? Perché se stai in purgatorio ce n'hai bisogno delle messe, fallo tu adesso. L'offerta della messa è quadruplamente ben investita, perché fa un bene a un defunto. I defunti sono le uniche persone che non possono fare niente per se stessi, sono in attesa del nostro bene. Allora, capito? Riempiamoci la vita di queste cose, perché se uno anziché stancarsi a brontolare, a guardare i peccati del prossimo, a lamentarsi di come vanno le cose, ad agitarsi per tante situazioni, si impegnasse a fare tutte queste cose qua, ma la vita diventerebbe una meraviglia spettacolare, bellissima. Saremo molto più felici noi e renderemo la vita molto più gradevole a chi ci sta intorno. Luce, chi ci vede, niente così lunghi, intenti a operare il bene. La via delle beatitudini, la settimana scorsa, è via di felicità. La felicità non si camuffa. Quando uno ti guarda in faccia, lo vede subito se sei felice o se non sei felice. Chiediamo alla Madonna che la luce del Signore possa risplendere nei nostri volti, nei nostri cuori e trabordare nelle nostre azioni, perché possiamo costruire così se costruisce la vita sulla terra, non criticando, non stando a lamentarsene niente. Comincia tu a fare tutte queste cose e vedrai che il bene è contagioso più del male e tutti ti seguiranno. Siamo dati in Gesù e Maria. Sempre, sempre.